formazione. Allora, gente prevalentemente, diciamo, di tutte le età, e gente abbastanza tranquilla che però non si scandalizza di fronte a un po' di trasgressione che portiamo poi noi dell'animazione, della console, della parte artistica, diciamo. Anzi, ci accolgono anche molto molto bene, in quanto continuano a chiedere foto, eccetera, quindi sono molto calorosi, anche perché poi vengono da tutta Italia, quindi è bello perché conosci tantissima gente. Vabbè, in genere mi chiamano tutti come il nome del mio personaggio, che è la regina, che è nato circa 3-4 anni fa, e quindi non so, la regina sei tutti noi, molte volte fanno questi cori un po' così. Innanzitutto caricare la gente, quella è la cosa più importante, quindi con la voce, con l'abbigliamento, con alcune performance, ogni tanto faccio con l'animazione, quindi a livello coreografico, tipo uscite particolari, inizio serata o sul palco, così. Sono in console, caricare molto la gente, quindi è fondamentale la voce, l'espressione e quindi la carica che devi tirare fuori per caricare gli altri. La baia è per tutti quelli che si vogliono divertire, tutti quelli che vogliono passare una bella serata, gente pulita, giusta, belle ragazze, sensuali, con gli occhi dolcissimi, belle schietti anche. Mangio tanti spinosi per darvi tanti baci. Ciao, Rosier Emmanuel, francese. Sì, faccio il DJ di pop, R&B, dancehall e reggaeton. E ho fatto un po' di comparse, poche. L'Inspector Sarti, che era una trasmissione, una serie sulla Rai. E poi altre comparse, però cose. Da Bim Bum Bam una volta, ho fatto il Saraceno. Parlo bene italiano, francese, un po' di inglese. Da. Anche dialetto, sono di Forlì al Tedecme. Guaio, sta inguaiato. Mi sono di Venezia, ti capivo. Parlo tutti i dialetti, mi adatto, dove vado? Imparo. Io sono Valentina, San Ferrari, di Verona. Sì, meritato vacanza. Ho lavorato tutto l'anno, studiando, mi sono laureata. Scienze della comunicazione. Giornalista in teoria. Guarda, io faccio teatro da tanti anni. Ho una compagnia mia, con degli amici, una compagnia amatoriale. Però giriamo, piano piano ci stiamo facendo un pubblico. Un monologo. Guarda, il primo spettacolo che abbiamo fatto, ho fatto la parte di un uomo, di un vecchio. Solo che il divertente era, avevo la pancia e dovevo parlare tutto così. Allora dovevo parlare tutto così ed era un uomo molto grosso. Solo che quando parlavo con il mio compagno e lo chiamavo, dovevo fare la voce così. E quindi era tutto un mix. Quindi parlavo e dicevo, oh, anche tu sei qui. E dovevo parlare così. Questo era lo sketch. Ciao, Francesca Pagano. Sono annunciata, provincia di Napoli. Vivo a Bologna da 2 anni e mi sono diplomata quest'anno all'Istituto della Comunicazione di Bologna, lavorando come consulente estetica in un centro di medicina estetica. Beh, io ho studiato recitazione quando ero ancora giù e il mio sogno era quello di continuare in realtà. E adesso penso di iscrivermi all'università, vorrei fare psicologia criminale e vedere di far combaciare entrambe le cose. Oddio, sai, sono passati 2 anni, non è che mi ricordo benissimo qualcosa, no? Guarda, questa è la mia prima vacanza da sola, cioè proprio vera e propria. Sono qui con mio cugino, ci mi sono trovata per caso, perché sì, perché dovevo essere in vacanza io a quest'ora col mio ragazzo che sarà diventato il mio ex ragazzo. Quindi mi sono trovata con mio cugino e siamo messi qui e dopodomani vado anche via e torno alla mia vita di sempre. Mi chiamo Matteo Cecchi, vengo da Fra. Allora, mi sono diplomato quest'anno, istituto tecnico commerciale, ragioneria, e il prossimo anno penso di iscrivermi alla facoltà di economia e commercio a Firenze. Del cinema, mi piace il cinema thriller,
spinto a fare l'attore, perché mi piace essere al centro dell'attenzione, mi piace essere protagonista a volte. Quando sono gli amici mi piace farli ridere, cioè a me mi piace quando i miei amici ridono alle mie battute. Ho anche detto ai loro, c'è un uomo, c'è un padre, no? Un uomo mediocre, con una bella figliola, due belle tutte. Allora questa ragazza torna a casa, dai babbo e fa, babbo! E sono rimasta incinta, e il suo babbo, ma come tu sei rimasta incinta? Una bambina come te, c'ho 18 anni, ancora deve finire la scuola, non tu c'hai neanche il fidanzato, ma la testa non te la vedi, sui cofano. Mi chiamo Marco Tagliaferri, vengo da Firenze, sono nato il 13 luglio 1991, ho 18 anni, compiuti da poco. Ho fatto una recita alle elementari, la Argelletta? Ce l'ho. C'è Dudu Mare, vanno a fare un picnic, scheletano, le ci mettono tanto, le vanno in un prato, dopo anni le trovano un prato e le vanno lì. Però le si sono scordate le apri tappi, apri bottiglie, sicché e gli fanno una, via va te a pigliarlo. E lei gli fa, no, se no non mi aspettate a mangiare. Che gli fa, sì, ti si aspetta, e vanno. Dopo un po', quella parte non la vedono più tornare e vanno via, si cominciano a mangiare. Si cominciano a mangiare e da un cespuglio si sente, poppa, lo sapevo che mi aspettavo a mangiare. Francesco La Marca, sono un appassionato del cinema, una barzelletta. Allora, stava un carcerato da 20 anni chiuso nel carcere. Allora questo aveva ancora le lire, no? Ancora non aveva l'euro. Quando è uscito dal carcere disse, ma che faccio con queste 5.000 lire? Dato che non trovava da molto, decise di andare da una prostituta. Allora che fece? Uscita direttamente dal carcere. Andò vicino alla prima prostituta. Dicette, oh, con 5.000 lire che mi fai? Non niente, te ne devi andare, vattene. Se ti dispiaciuto, figlio, se ne andò da un'altra parte. Dicette, oh, con 5.000 lire che mi fai? No, non ti posso fare niente con 5.000 lire, è bello. Andò da un'altra prostituta, che era pure l'ultima, tra l'altro. Dicette, oh, con 5.000 lire che mi fai? No, niente, vattene. Ah, 5.000 lire, 5.000 lire. No, ti miei? No, da 5.000 lire mi fa qualcosa. Ok, con 5.000 lire che ti posso far fare? Con 5.000 lire ti posso far fare la posizione del pinguino. La posizione del pinguino. No, non è il pinguino. Avevo chiuso il pinguino. Che devo fare? Che devo fare? Che devo fare? Abbasso il pantalone. Ma non mi abbasso il pantalone. Sarà sciocco a te. Che devo fare? Che devo fare? Che devo fare? Abbasso di la mutanda. Ma è la mutanda. Sarà sciocco a te. Che devo fare? Che devo fare? Adesso seguimi.